eccellenza. Vediamo assieme i risultati di questo turno, che era il 18esimo. Russi Ribelle 2-3, Coriano Massalombarda 0-2, Castel San Pietro San Pirana 1-1, Misano Cervia 2-1, Savignanese Alfonsine 1-2, vittoria quindi della capoclassifica nella difficile trasferta di Savignano, Castenaso Romagna Centro 0-0, Imolese Sasso Marconi 2-0, Copparese Sant'Antonio 0-1 e chiude il tabellino la vittoria in trasferta dello Zanese a Faenza per 2-1. Questa la classifica quando siamo giunti appunto alla 18esima giornata, poi dopo naturalmente c'è chi riposa, insomma le partite però giocate sono quelle, sono 17. Allora, in testa c'è l'Alfonsine con 36 punti, Sant'Antonio 34, Savignanese 29, Misano 28 assieme all'Imolese e il Romagna Centro. Poi a 25 abbiamo la Sampierana e la Sant'Agatese, Castenaso, Massa Lombarda, Russi 24, Sasso Marconi 23, Copparese, Cervia 20 punti, 18 punti per la Ribelle. E poi a 16 abbiamo invece lo Zanese e chiudono la classifica Castel San Pietro e Coriano a 15 e Faenza a 11 punti. Adesso andiamo allo stadio Santa Monica di Misano Adriatico per vedere i riflessi filmati del match Misano-Cervia. Misano schierato in casacca bianca mentre il Cervia con la consueta casacca giallo-blu. E subito al 15esimo c'è un palo di Cangini con il suo mancino sulla respinta, poi la ribattuta rete, però il gol viene annullato per fuorigioco. Al 16esimo, minuto dopo, il Misano passa in vantaggio con questo bello spunto di Sartori al rientro dopo un lungo infortunio muscolare e al rientro come titolare, subito in gol per il vantaggio del Misano dopo 16 minuti. Solo 2 minuti dopo, sempre Sartori in evidenza che restituisce l'assist a Marino che gli aveva confezionato nell'azione del vantaggio ed eccolo Marino di spalle, si gira e con il destro, senza guardare, indovina l'angolo giusto superando il portiere Bertaccini. Poi il Cervia ci prova a mettere la testa fuori con questa azione appunto al 22esimo con Farabegoli e che sbaglia clamorosamente. E nel 20, questo è il 28esimo e poi c'è ancora il Misano con un'azione incredibile, Torres sbaglia sul portiere, poi la ribattuta è sbagliata. Poi Marino ancora in evidenza, il passaggio per Torres che clamorosamente sbaglia. Al 41esimo, e qui c'è ancora il Misano in azione, in avanti, al 41esimo dicevamo c'è un'occasione per il Cervia su punizione, sugli sviluppi, poi c'è questo tentativo, ma alla fine la retroguardia misanese riesce in qualche modo a salvarsi. Siamo in chiusura, minuto 44 del secondo tempo e c'è questo intervento su Cangini da parte del portiere Giacometti, classe 94, è rigore. Sulla palla si porta l'ex Bonacci che realizza in chiusura il 2-1. Risultato finale quindi tra Misano e Cervia 2-1. Andiamo a sentire gli umori del dopopartita, c'è già il dirigente Signorini del Misano e a seguire Paolo Rossi, l'allenatore appunto del Cervia. Abbiamo ottenuto un risultato importante perché per noi era fondamentale tornare a vincere dopo la sconfitta di Sant'Antonio. Dispiace solo non aver potuto chiudere la partita prima, perché sul 2-0 abbiamo avuto diverse occasioni per fare il 3-0, ma nel calcio è così, se fino a quando sta 2-0 la partita si può riaprire in ogni momento. E nelle occasioni loro hanno trovato il rigore e purtroppo è stato in bilico fino alla fine. È stata una bella partita giocata a viso aperto e penso che alla fine la vittoria sia giusta e meritata. Abbiamo avuto anche l'occasione per poter pareggiare, secondo me la partita si è messa male nel momento in cui non abbiamo accorciato le distanze in un'azione clamorosa a metà del primo tempo. È chiaro che abbiamo giocato con una squadra che probabilmente avrà vinto, ha vinto meritatamente. E quindi l'unico rammarico che abbiamo è solo quello del risultato, perché non posso dire nulla della mia squadra che è stata in partita fino al 96esimo e come ho detto già negli spogliatoi ho fatto un plagio ai ragazzi perché se andiamo avanti di questo passo sicuramente potremmo ottenere più di quanto abbiamo ottenuto oggi, fermo restando
che alla fine legittimamente il risultato può essere anche giusto, perché il Misano è una buona squadra, ottima squadra, con un'organizzazione di gioco importante, e noi credo che con i nostri ragazzi abbiamo fatto la nostra figura e sono molto molto orgoglioso di questa partita che abbiamo condotto fino al 96esimo. E ripeto, l'unico rammarico è il risultato, però fondamentalmente non posso che elogiare tutta la squadra e tutti quelli che hanno preso parte alla partita.